assistenza sociale. Lo stiamo facendo questo? No. Lo stiamo facendo? Allora, facciamo proprio delle cifre. 290 euro è una piccola tredicesima a Natale. Esatto. Cioè proprio un... Certo. Questa è la pensione di invalidità. Sì. Poi, confrontiamolo con le altre pensioni, con le altre cose che si fanno per chi è in difficoltà. Sì. Allora, in caso di pensione sociale, cioè le persone che non hanno contributi, quanto viene dato? Dovremmo avere un cartello, eccolo qui. No, questa è la pensione di invalidità, 279 euro. Poi, la pensione sociale corrisponde, adesso apparirà il cartello, a 448 euro. Questo viene dato a chi non ha versato contributi. Quanto ti manca? Sette anni ancora. Poi c'è l'integrazione al minimo, c'è la pensione minima. Se uno non è arrivato con i contributi, comunque lo Stato almeno ti dà 507 euro. Allora vedete che lo Stato, siamo lì intorno ai 500 euro, ecco, per considerare un minimo per poter vivere. A te viene data, alla vostra famiglia, 290 euro. Questa è la situazione. Sì. Li chiamano i nuovi poveri. Sì. Li chiamano così. Sì. E siamo nuovi poveri, perché prima, non dico che navigavamo, noi non facevamo una vita dignitosa, nel senso pagavamo le utenze senza affanno, se capitava una festa in famiglia potevamo fare un pensiero al partecipare, però ci privavamo anche di andare a un matrimonio di un parente perché non possiamo fare un regalo. E quindi lavorando entrambi, poi mio marito è caduto malato, io ho avuto il problema che dove lavoravo. E che aiuti ricevi oltre alla pensione di invalidità e oltre agli aiuti dei tuoi sì, l'ASL della Campania, sono di Napoli, giustamente non fa pagare le visite specialistiche a mio marito, ma il problema è grave, per esempio mio marito che la deve fare una visita urologica in quanto incontinente, da maggio che ho prenotato la visita gli sarà effettuata il 3 gennaio 2019, se non andiamo da un privato, da un urologo privato che prende minimo come una parcella di 150 euro, mio marito continua ad urinarsi la notte, forse sui farmaci, non sappiamo da che dipende, con una... non sappiamo perché, e quindi a che altro aiuto? Un po' la Caritas, ma è relativo perché qualche pacco di pasta, ma non è che altri aiuti non ne abbiamo, insomma, se non da privati. Ecco, c'è il reddito di inclusione. Allora, il reddito di inclusione ha dei parametri molto rigidi. Tra questi parametri non bisogna avere più di 6.000 euro sul conto corrente. E avete sentito che la signora ha risparmiato prima, quando le cose andavano bene, dice risparmiamo qualcosa. Adesso quel qualcosa che non ha risparmiato, che consente a voi di vivere, diventa un'esclusione dal reddito di inclusione. Sì. Ecco, c'è pure questo effetto. Sì. Paradossale. Ma quindi quello non vi spetta. Non ci spetta, quello non spettano addirittura l'età, le borse di studio a mia figlia universitaria. Neanche quelle? No, perché per l'ISE siamo solo con la casa, che appunto un po' con l'aiuto di mamma all'epoca. Per fortuna c'è fortuna, la casa. Altrimenti eravamo sotto i ponti, mi deve credere, dottor Liu. E quindi sì, per l'ISE riusciamo. C'entra, però per l'ISPE, quindi per 4 euro che abbiamo risparmiato, lei è fuori pure dalla borsa di studio. E quindi veramente... Cioè non danno la borsa di studio a una famiglia dove entrano 290 euro al mese. Dove sta in regola con gli esami, eh? Non è che sta fuori corso. Certo. Come si chiama sua figlia? Chiara. Chiara, quanti anni ha? Ha 22 anni, ora dovrebbe fare la laurea breve in scienze tecniche e psicologiche, la triennale, alla Federico II. E lei temporeggia ora che si laurea, per venire alla Sapienza a Roma, perché noi non le possiamo permettere, vorrebbe fare neuroscienze, ma non possiamo mantenerla, e quindi certo per... Lei fa qualche lavoretto, mi sì, pare. Sì, sì, lei fa, sì, ha fatto. Questo è un altro articolo della Costituzione. Fa quello che capita. L'articolo 34, abbiamo scritto anche questo, perché fa bene ricordare, no? Quello che è la Costituzione. Vediamo, l'articolo 34 è il diritto allo studio, diritto allo studio. Queste persone... Tutte le loro speranze, ma le speranze della figlia stessa, sono nello studio, nel migliorarsi, nel emanciparsi, nel crescere. I capaci e meritevoli, lasciamolo sullo schermo per favore, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna alle famiglie altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. In questo caso, quest'articolo non è soddisfatto.